Una delle problematiche che si sta presentando sempre di più nel mondo della produzione sono i materiali senza piombo. Anche le nuove normative europee stanno andando in quella direzione. Hanno cominciato gli americani, soprattutto con l'ottone senza piombo, e adesso anche noi a brevissimo in Europa, per alcuni settori, saremo costretti ad utilizzare materiali senza piombo. Materiale senza piombo è un po' l'incubo di ogni tornitore, di ogni azienda che deve produrre, perché per il tipo di materiale particolarmente difficile da lavorare e per il trucciolo fastidioso e lungo che produce. Non abbiamo la risposta a tutti i problemi, a tutte le domande, però sicuramente per come è configurata, per l'ergonomia della macchina e per alcune soluzioni che abbiamo applicato, offre una gestione del trucciolo, del materiale senza piombo, più efficace sicuramente rispetto a quella dei transfer, ma anche rispetto a quella dei plurimandrini. Infatti vedete che i mandrini sono verticali, quindi abbiamo prima il trucciolo che cade direttamente, quindi proprio per un fatto di gravità naturale. Poi possiamo soffiare dai mandrini e da tutti gli utensili, possiamo soffiare di modo da pulire il pezzo e tagliare il trucciolo. Poi ripeto, è comunque una gestione che va fatta, può essere fatta anche col software, con i nuovi CN, soprattutto quello della FANUC che noi montiamo sulla macchina, che aiutano nella gestione del trucciolo. Ma proprio come è nata il concetto di macchina favorisce la gestione del trucciolo. Questa è un'arma vincente nella lavorazione dei materiali senza piombo.